Il caffettino della Befana vi porta mille sorprese, mille regali. Buongiorno e bentornati al caffettino, buona Epifania, buon 6 gennaio, buona Befana, insomma, comunque sia, è una festa oggi, gli uffici sono chiusi, almeno non tutti, non chi lavora da solo, ma qui al caffettino, io sono Mario Moroni, più o meno una Befana oggi, qui al caffettino andiamo avanti anche durante le feste e oggi volevo in qualche maniera prendere spunto da questa festa che si porta via, ma porta delle cose per farvi un grande regalo. Il regalo è che io, Mario Moroni, verrò a casa vostra, verrò da voi, verrò a trovarvi, a conoscervi in qualche maniera, anche ad ascoltarvi, ascoltare i vostri progetti, perché ho pensato, se c'è la cosa più bella di questo podcast, che contraddistingue tutti gli altri, oltre insomma al fatto che ci sono tutti i giorni, sempre e per sempre, è il fatto che c'è una community dietro pazzesca, quella che si è iscritta sul sito mariomoroni.it e che anche magari è sul canale Telegram, Mario Moroni canale, lì dentro, che mi comunica, che mi manda messaggi, che mi suggerisce le tematiche. Per cui quale regalo potete farmi e posso farvi di migliore se non venirvi a trovare direttamente a casa? www.mariomoroni.it/caffettino è la pagina su cui voi vi dovete registrare, mettete il vostro nome e cognome, la vostra mail e chiaramente vi potete candidare nel ricevermi a casa vostra. Solo 10 di voi avranno questa fortuna o sfortuna, verrò da voi per qualche minuto, per una mezz'oretta, insomma quanto avrete a disposizione, ci conosceremo dal vivo. Sono felice anche di ascoltare i vostri progetti. Sarà anche interessante trovare delle città magari un po' particolari, un po' storie particolari, per cui ci sarà un box in cui dovrete scrivermi perché ha senso che io venga proprio da voi ad ascoltare la vostra storia e chiaramente dovrete anche un po' convincervi sul fatto che ascoltate il podcast e che per voi magari è anche una bella risorsa dal punto di vista, come dire, informativo di tutte le mattine. www.mariomoroni.it/caffettino. Questo potete dire sicuramente che è un super regalo dell'Epifania, come un remagio, come la Befana che viene da voi e vi porta i dolci. Ecco, io vi porto questa lieta novella e tra l'altro il periodo sarà intorno, credo, a marzo, perché la puntata numero 1000 sarà verso la fine di aprile e per cui dobbiamo avere anche il tempo di organizzarci per tutto e quindi giustamente con il giusto anticipo 100 giorni per vederci, per incontrarci. Lo dico anche per gli ultimi arrivati, diciamo chi sta ascoltando caffettino da qualche giorno, da qualche settimana, da qualche mese. Beh, c'è una bella comunità dietro, è bello anche incontrarsi, non è solamente la news, anche perché questo è un podcast un po' particolare, nella categoria flash briefing, quindi magari ci ascoltiamo proprio per pochissimi minuti, ci incontriamo difficilmente, quindi a maggior ragione questa puntata della Befana volevo regalarla al rincontro, a qualcosa di dolce che deve ritornare appunto nelle nostre vite. mariomoroni.it/caffettino. Vi auguro una fantastica festa oggi e magari qualcuno di voi farà anche un bel ponte, domani sono nei prossimi giorni, noi ci sentiamo anche domani alle 7.30, ma anche lunedì se fate il ponte, non vi preoccupate, ma anche nel weekend, anche il sabato perché c'è super riepilogone, fate i bravi, mangiate le verdure e buona Epifania a tutti!